Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video sui nostri canali. Oggi iniziamo un'altra nuova serie. Stiamo facendo più serie che seriette e che si pari pure. Spider-Week. Non ci posso credere, hai detto Spider-Week. Penso che c'è Spider-Witch. No, E se tu dici Spider-Witch? Va bene ora. A fianco a me c'è il grandissimo, che se tu lasci. Sembra forte, dici. Ma chissà perché, però. Scostumato. Allora, la trama della gioco. Ma oddio, si è vista una cosa brutta una volta. Siedi qua del gioco. No, PS2, PS2, la trama del gioco la sai? Riprende il film di Spiderwick del 2008, il film. Allora, io il gioco, dico già adesso, l'ho già giocato, anzi ci giocavo sempre sul PC. Ecco ragazzi. E vi posso dire che è davvero un bel gioco. Purtroppo non sono riuscito. Vabbè, non ve lo posso dire perché sennò vi spoilerò. C'è Ma anche i multigiocatori. Domanda, stiamo registrando? Domanda, c'è anche il multigiocatore? C'è scritto. Stiamo registrando. Perché ti fai domande idiote? No, perché non c'è tempo. Oh, ok. Andiamo, nuova partita, raga. Lasciate perdere il PS2 perché non sa cosa. La serie dei salvataggi. Aspetta, salva un attimo. Salva. Perché vi conta facile? Io l'ho fatto in modalità impossibile. Tu, sì, tu, i signori. Ma tu, PS2, il gioco che vi ho fatto vedere PS2 tempo, PS2 tempissimo fa, in un suo video, sì, riprende il film, gliel'ho dato a PS2 il gioco per PC. Lui mi ha detto, sì, ci ho giocato, però, come potete ben vedere, non ci ho mai giocato. Mi chiamo Arthur Spiderwick. PS2, guarda, così ti imbarca la trama. Sono invisibile nei boschi intorno alla mia casa. Affascinato, cominciai a studiare e a documentare le creature magiche. Quelle amichevoli e quelle che, che lo erano molto meno. Non immaginavo che quel lavoro raccolto in questo libro dei segreti sarebbe stato la mia rovina. Vi consiglio di vederlo il film perché è davvero molto molto bello. È il genere fantasy PS2. Infatti mo... Allora parla, parla di un mondo fantastico. Non spoilerò. Cosa? Non mi spoilerò. Vabbè. Nella villa dopo una dolorosa separazione. Così facendo, senza saperlo, portò i suoi figli in un mondo fantastico e insieme pericoloso. Mi auguravo che non dovessero subire la stessa sorte. E che lo so fare, compa? C'era meglio, forte, caparbia, indipendente. E i suoi figli. Che suo figlio. Da notare che sono due ragazzi che sono identici. Questo e questo qui. Sono identici. È un gemello. Sono gemelli. In lui ho ritrovato la mia tendenza ad agire. Hai detto la mece in euro! Ma è una guarda chi si fa poi se te caccia corrente. Ah! Ah, che ho detto la mece in euro? Che sei stata corrente? Comunque la trama quindi non ve la posso dire, però vi dico solamente se volete scoprire l'avete più finito. Una domanda. Perché ci sono quelle foglie che cadono? Non ho intenzione di mettermi a letto senza aver dato un'occhiata in giro. Questa casa mi dà i brividi. Quanti ricordi con questo gioco, ragazzi? Mm. Madonna. Ovviamente i comandi per me sono diversi perché ci giocavo sul PC. Beati loro che non hanno pensieri. Va bene. Come vorrei che fossi qui. Ok. Detto frase completa. Non ho fame. PS2. PS2, i genitori sono divorziati. Ma si mangia i croccantini. Capito? Sì. Sono cracker, c'è scritto. L'hanno scritto, guarda il cracker. Ah, me l'ha detto. Ah, ricordo che PS2 non sa guardare. Parla con Simon. Anzi, Simon! Questo mi dai brividi. PS2. A me non dispiace. Sei salito sulla torre. È PS2, tu non sai guardare, però certe cose le sai guardare. Dipende cosa. Io ho detto certe cose. Vero PS2? Facciamo un bel bagno. Un vecchio pezzo di tubo. Sai che sì? Un bagno nel. Cioè. No, aspetta, un tubo nel bagno. Della vasca. E cosa c'è di strano? Che i tubi devono. Qual è la sorella? No. Se Lucinda deve aver avuto una carenza di sale. Ma il sale. Parecchio direi. PS2 e sale, guarda che svolge un ruolo fondamentale nel gioco.
e anche nella trama. Ho detto che film. Il tappeto è politismo, guardate i piedi. Non avete idea di come vorrei dirvi tante cose del film e del gioco, però non ve le posso dire. Meglio non svegliarla. Sono pigli pavesi. Ah, vai dalla sorella, sopra. Ah, meglio non svegliarla, sono dopo pigli pavesi. No, si brutto. Oh! Ehi, lascia stare le mie cose. Ma fa un cosa a dire? Ehi, lascia stare le mie cose. Che cazzo è, non riesci? La medaglia. Ah, non reggi. Ecco, vedete, questo non sa guardare, ma certe cose le sa guardare. Sei a letto. La mamma deve andare al lavoro domani mattina. Ah, magari ci sei morto. Ma... Shh. Ecco, il tipo di sorella che odio. Non si fa mai cazzo su. No, dove sì. Ah, oh, una porca sangue a me. Tengo la rugna. Spostati, dai. Spostati. Ma perché dici questa cosa sulla sorella di questo personaggio? Perché fesso. Ma chi? Lui o la sorella? No, lo pure tu, insomma. Ah, ho ammazzato. Ah. Cosa c'è? È intelligente. Sapete chi era? Era PS2. Sì, è intelligente, ma a tratti. Ma che cosa devo fare? Devi esplorare. Esplorando il corpo umano. Allora, quante cose che impariamo. Tre divano. Tre divani, stesso modello, €500. PS2, aspetta, PS2. Divani e divani. Solo da divani. Un lume che va guardando una pagina, evidentemente. Una pagina. PS2 mi fa fame, ci prendiamo i bastoncini Findus. E che Findus. Oh, che bastoncini. Oddio, c'era un occhio umano. Un occhio umano? Oddio, un gatto che va peggio. Girati. Eccoci. T'ha cagato dentro. Passai. Là era la. Secondo me è più intelligente il gatto che PS2. Okay. C'è un essere invisibile, insomma. No, io mi sto cacando. La parete. Lì dentro c'è qualcosa. Oddio. Mi ci vengo. Per me sta a te, robe passo. Trova un manico di scopa. Qua ti gioco gli obiettivi. Un manico di scopa. Che cazzo fai con manico? Scostumato, ho capito cosa c'ho con manico. Non ho fatto. Più che si pensa che il gioco è molto. Ha un'attività piuttosto essere, non posso dirlo. Papa d'avena. Papa d'avena. Ma PS2, non te la mangiavi tu la pappa d'avena? Avrei dovuto bere tutta quella aranciata. Ma piscio. No, vai a fare. Oddio, una porta sul retro. Come casa va leggermente pietà. Devi trovare una scopa. Ma con la sorella. Fanno pratica. Pure a carte direi. Gioca una scopa. Ma su cazzo è scopa, dimenticate, scusate. Dove lo metto? Non fisso due. Girati un attimo. Forse la. Ah, lo stavo usando la mano. PS2 adesso. Ci chiama con una botta al joystick. Sali di qua. Ecco. Là. Pompa per bicicletta. Cioè tutto quando oggi è collegato a qua. Ah, una bomba. Scopa. La sorella. La medaglia. PS2. E penso che ho detto tu il reggiseno. Non credo che una leggenda tenga una medaglia su. È chiusa. Ecco la scopa, la mamma l'ha già finita di usare. Ha detto la fine prima che si ne accorge la mettiamo su. Guarda come si fa tenda, zii. Ma perché? Rompere quella parete in cucina. Cosa ci guardava Arthur con questo? Ma perché? Cosa ci guardava, potuto dire. Ecco, un altro come... Stiamo facendo la collezione, stiamo facendo. Cioè, questo gioco è più osceno che il gioco. Ma Pissuto, perché ha rotto la scopa? Vabbè, allora chiamiamolo Sesswick, le cronache. Zumba, zumba, lo rospo, zumba, che non zumba, figlio. Non continuiamo. E poi come salta? Non ho capito. A pinguino. Qual è? Proprio allo stile. PS2 salta a. Ad minion. No, a. Ad a. Capito? Ah.
No, mi segno verso la cucina, dov'è? Sparava e scosto qua. Scommetto che potrei sfondarla con le mie mani con il fuoco. Oh, con te. Con te. Ma perché hai dovuto rompere la scopa? Domanda lui. Ma dove sei tu? E sembra che ci abiti qualcuno. Oh yeah. Ci abita qualcuno. Non toccare PS2. Uno e due, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 e poi c'è il 13, ah no, il 12, non lo sapevo. A intervalli PS2, non l'intervallo scolastico. Ma di cazzo si era messo? Dove si era messo? Una stanza segreta. Ma cosa ci faceva qui lo zio Arthur? Però le immagini chissà sono belle, cosa ci faceva, cioè. Chissà cosa ci faceva PS2. Questo qua non è una casa, chissà è uno studio. Mi sono chissà che ci faceva con la scopa e con la bomba per bicicletta. No, con la bomba. Qua la bicicletta può. Vediamo. Interessante. Si compiva solo guardandolo. Oh wow, freghiamo sta cosa. Cazzo è uscita la scopa mo? Credo che questa apra la cassa nella torre. La cassa? Ma di cazzo è uscita sta torre? Alla torre di prima. Che cazzo non mi sa? Un tavolo da lavoro, ma sai, mi piacerebbe molto. Forte. Allora, qua non c'è una beata, mi... c'è qualcosa. Ma molto, che era? Dove? Erano di Arthur. A destra. No, è una birra. Che puzza. E la cento. Apri la porta. C'è qualcosa che una spada dall'altra parte. Comba una spada, cacci tu cazzi di Paolo. Peccato che sia chiusa a chiave. La sorella gli piace le spade. Mi farebbe comodo. Peccato che sia chiusa a chiave. Ah, porca spada, cosa fa? Amo capito. Interessante. Impiazzato. Ok, penso che ho trovato il titolo per il video. La casa o scena. Lo studio scemo. Lo studio è scemo. No, la scena, la casa scena. Vabbè, vai di nuovo alla torre, dove hai preso la scopa, insomma. Ma non dalla madre. Ma andiamo su, grazie ai cosi. Ah, non ha fatto qua oggi, bravo. Si è proprio iettata la... Non avrei dovuto bere tutta quella. Va, vanno. Domanda, dove cazzo eravamo andati prima? A sinistra, vai. Aspetta, prima sua mamma dorma. Meglio non svegliare. Dormo. Di qua. Là. Mary. Dai a letto, Jared. Chissà che sta facendo. Con la bomba per biciclette. No, qua la scopa proprio. La scopa ce l'hai tu. No, con la scopa. Coglio. Bello che saliva dal muro. Vabbè. Di qua, sto forziere. Wow. Ci entra! Ma io non ce la faccio però! Troppo sceno! E la scopa, la bomba, la ci entra! La medaglia! La medaglia! L'aranciata! L'aranciata! La mamma! La mamma pure! Comunque guarda che succede! Lui apre il libro, vuole leggerlo! Ma ha fatto qualcosa! Di brutto. Parecchio. Sembra la bomba per biciclette. Il libro dei segreti, guida magica al mondo delle creature fantastiche. È il libro sulle creature. Ma questo qua a me, le creature sono belle. Sono creature così. Cazzo di cane. Se Jared fosse riuscito a guadagnarsi la sua amicizia e la sua fiducia, Jared si sarebbe trasformato in un leale fedele Brownie, ma fino a quel momento non avrebbe causato altro che guai. Cioè, ha aperto il libro e è successo una cosa che non posso dire. La madre si è svegliata e ci ha dato i pavesini. Arriva Gregus. Ma... non gli ha dato il miele. Con Gregus e con i pavesini. Start, premi start. Ah no, c'è salvataggio. Prendiamo start. Chissà cosa ci sarà mai. Una cosa non è buona. Il terzo è parco. Una casa per Browning. Boh. Trovo una casetta per gli uccelli. Devo trovare una casa per sostituire quella che ho rotto nel montavivande.
Lo sai, ma non dispiacerà se ne prendo uno. Come vorrei. Oh, però do uno. Si è sprecato. Cazzo è invecchioso. Cazzo è invecchioso. No, aspetta. Oddio. La sorella non c'è. Questa dovrebbe prendersela meno. E è tutto a posto. Evidentemente la sorella se n'è andata a fare in cuore. Chissà cosa avrà fatto. Pia sa caccia di mazza. Questa mi serve. Prima la scopa, ora la mazza, cosa ci sarà dopo? Piero, vedi quel buco, piccolino, dopo ti dico cosa ci sarà. Ma dopo sai cosa ci sarà dopo la scopa e la mazza? Un bello fucile! No, la bomba per biciclette. Allora, qualcosa mi dice... Oh, ha preso un Crackers. Crackers. Un Cracker, scusa. Crackers. Ha preso un Cracker, praticamente... siccome il fratello è un tizio bastardo di merda che deve morire... La Piero 1. Su, spa 40 cent e crega su. Non ci arrivo. Cercane uno piccolo. Piccolo PS2, piccolo. È come un grande, su. Ma insomma, buongiorno. Non ci sa, non salta. Perché è tanto coglione che vuole. Ma vedi questa cosa qui. Forse riuscirò a trovarne una che non è appesa. È la bomba! Nebulizzatore! Per bomba. Quindi che devo fare? PS2 ma un nebulizzatore. Sì, però ti imbici troppo tu, fatta un po' che cazzo è tu! Ah! Che cavolo però! Ma ti conta che. Oh, da via culo! Dici tu la spada, io ho la scopa, io ho... Ah, venimo. Parlaci, vedi cosa ti dice. Ah, che cazzo può? Mallory! Non adesso, Jared. Non le voglio più sentire le tue storie. Ah, vedi se ammazzo, dopo di qui ci fa. Dopo di che mi va. Ti mando un messaggio su WhatsApp. Bello. Ah, a proposito PS2, ho sentito gente che sta cercando anche i nostri numeri di telefono, sai, pensa un po'. E ci sta cercando ancora su Facebook, non te l'ho detto, lo sai? Tu cosa dici? Che coglione. Bravo. Cosa succede se ci provano? Ascoltami. Jared, vuoi lasciarmi in pace? PS2, cosa succede se ci vogliono cercare? Ti facciamo tanti chiribotte che quando si è andata che vi banniamo e vi cancelliamo dal canale, ve l'abbiamo già detto a queste persone. E poi terminiamo giusto per fare una cosa. No vabbè, no, noi siamo contro la violenza. Una volta. Rutti? No, no, non mi ricordo. La porta, di qua. Ma la fangoletta che so. Sta cercando il gatto. Quel gatto di prima, sta cercando quello che inizio io l'ha carezzato. Bravo, l'ha ammazzato io, bravo, mi piace. Ascolta, ma vanno cagare a me! Dai, PS2! No, la verità, quando ne c'è tipo. Cuscinetti a sfera, PS2, ma è proprio. Altre munizioni per la mia fiume. E munizioni! Che me ne faccio? Oh, ah, come lo fa? Oh, ma che cazzo sta via? Le lucine natalizie. E chissà cosa si fa col nebulizzatore. E con la bomba naturalmente. E con la scopa, poro! Ne parlo a. Comunque lasciate un like e commentate se vi state divertendo. Ma quanti minuti siamo? Solo che va a controllare i minuti. Non lo so spostare, PS. Vabbè, siamo forse a un'ora di. Allora, vi spieghiamo perché PS2 si sta fissando col minutaggio. Stiamo usando il suo dispositivo per una volta. Però non è così idiota che non riesce a vedere il tempo. Cioè, voi gli scrivete una scritta gigantesca davanti e lui non riesce neanche a leggere. Mia, che cazzo fa? Oh, oddio! La seconda volta che ti prego. Ma escono come spiriti! Anche che animale! Gli spiriti. Animale sì. Allora, innanzitutto PS2. PS2 oggi è proprio invaso dal gridamento. Sono bisogno. Ma io non ho subito. Prova a vedere qua sotto. Allora, vieni ragazzi, poi. Le palline. Chiusa. È chiusa. È rumbolo, no? Vieni una mazza. Il cazzo la usa. Ah, no, si la usa. Per lavoretti. Lavoretti di fino.
Deve essere per forza qui, esplorare tutte. E me? La vanga. Voglia di dedicarmi al giardinaggio. La vanga. La vanga. Eccola. Ma che demore, cazzo. Questa sarebbe una casa perfetta per il Brown. Su, divido. Non vengo tu. Ora vai dentro casa. Dentro. Dentro pure casa. Pure tu dentro. Ed usa il nebulizzatore, mi raccomando. Con la bomba, ti raccomando. E con la vanga. E con la sorella. Ora cosa devi fare? Metti in, metti in pausa e vedi. Vediamo i cazzi degli altri. Torna alla scrivania, ok, vai allo studio. Che c'è sul studio, scuola? Dove è lo studio? E dove? Su quel montacarichi. Il montacarichi. Ah, comincia a vedere il gioco. Rombo. Ci vuole. Vai col vandalismo. Poi ci fa un cyberbullismo, ci fa PS2 questo personaggio. È che te abbiamo detto io prima, scusa. Scommetto che a me lo rifarei. Sì, sì, Don't Hacking Room. Sto dicendo la cosa. PS2 male. Ti piace più questo personaggio o quello della chiave? Questo. Questo di più. PS2, devi andare a una scrivania. De caccia, c'è la sinistra. A sinistra. A sinistra. Dietro, a sinistra. Qua. L'altra parte. Spiritello. L'altra parte. Quella. Ok, spero che questo possa sostituire la casa che ho rotto prima nel Montavivandi, eh? Oddio, che cazzo è qua? Chiamoci, ma... Adesso devo attirarlo qui, questo cracker stantio non basterà. Adesso devo attirarlo qui. Vai, adesso vai in cucina. Peggio crackers. Dipende del cracker e il miele, ci vuole tanto. Prendi il miele. Ti fai un bel cracker col miele. Povara la televisione. Il nebulizzatore, poi dopo. Con la bomba nel... che ti gonfia. Questa è la prima volta in cui in un video parliamo in modo hard, come si dice. Vabbè, no, la vedi, avevo qua. Ecco là, là. Qua. Vedi? Vedi a destra? Allora, ok, già fatto. Quanto miele che hai preso? Già passato. Fatto, puoi andare, puoi ritornare dove sei andato prima. Ciao. Ma la mamma, o padre, sono il padre sono divorziato, ho capito. L'ho detto. Ma la mamma, da cazzo, al lavoro. E che lavoro fa, scusa? Ma me la paga. No, guarda. Che ne posso sapere che tu? No, non lo so che lavoro fa, non me lo ricordo. Dico io, non me lo ricordo io. In fatto di film, sto dicendo. Poi nel gioco può fare qualunque lavoro. Più se due prima, dove c'era la casetta, devi andare. A te cosa casa? A sinistra. Sei spostato. A destra. A te qua, vai dritto. Qua. Eccolo. Rubato. Ah, sciocco ragazzo. Mi dispiace. Devo proteggere il libro. Devo difenderlo dall'orco. Ho messo un biglietto sulla copertina. Sembra il mio professore di coso. Non sai leggere? Orco? Direi il giorno. Cosa stai parlando? Aspetta. Forse questo ti calmerà. Non dovrei. Beh, non assomiglia a lui PS2. Gli mancano solo le corna. No, non ci cascono, signore. Perché non si vede lo stomaco a mangiare che vanno alla bocca e poi calibera? Perché si è fatto invisibile. È così buono. Wow. L'evoluzione cambia tutto. C'è un goccetto che gradisce la sua dimora, ma non per questo è venuto qui. Cos'è questa storia di un orco? Mulgrat vuole il libro dei segreti ad ogni costo, e così ogni goblin a uccidervi è disposto. Goblin? Tu l'hai preso mattina e sera, la paura. Capito? C'è tanto da vedere, miei cari marmocchi. Vattela a prendere con i succhiotti. Ha detto che il libro che hai preso tu all'inizio. Cosa fate? Lo vuole un mostro. Lo vuole un mostro di, che è presente in quella villa, capito? Ed è disposto a uccidere. Okay, io fa fare sono tutto. Dopo! Sono un ratto! PS2! PS2 è il ratto! La mia dimora è già graziosa, ma. Ma basta queste cazzere! Ma... ha rotto già il scato. O quello tuo è bello tosto, ma manco la rotosto. PS2 essendo coglione questo stoppiamo dopo. Stoppiamo il video, continuiamo. No, devi andare, devi esplorare. Ma se mi butto? Non puoi, se vai non ai libri. Ma perché ogni gioco ogni PS2 non perdiamo tempo, vai a sinistra. Che cazzo è su? Un no, lago sì. Ma, no, mi piace su. Solo perché
Cazzo, che tocco. Ah, ti assomiglia, ti assomiglia a PS2. Oh, ne vanta la legge più che noi, capovolta. Corri verso il bordo. Devi solamente correre, capito? Corri. Verso? Il bordo. Ecco i tuoi avversari. Oddio. Tieni pronto R1 e con X lancia. Miralo. Miralo e pre... Vai. Che schifo! Ti voglio tutti nella mia collezione. Fa schifo. O sai che ti dà un trofeo tipo se li uccidi tutti gli cimici. Penso che stai dicendo come sono belli. Oh, si piace. Mi devo sbrigare, ho tanto da fare. Sta dicendo basta con queste rime. Ma lui parla a rime. Devi salire PS2. Non perdere tempo, sali. Ma che cazzo sali? Scusa. Vai a destra. Ecco. Sul cavo, sul cavo, sul cavo, sul cavo. A PS2 piace questo livello. Io me lo ricordavo. Devi correre verso. Corri avanti. Ma lo sai che non ce lo farà mai. Ma non sul cavo. Ah. Salta sì. Automaticamente, non devi premere niente, basta che vai. Io neanche so, boh. Vai. Cadi? Ecco, vedi a destra che c'è una cimice. Ecco di qua. Addio. Presento il gioco della chiave, eccolo. Eccolo, eccolo. Te l'hai mancato. Ah. È morto, mi è piaciuto. Era il cugino di quello della chiave. Devo andare avanti? Vai, vai. In fretta devo andare, non temporeggiare. Mamma mia, vai dritto, vai, salta sui cavi. Di qua, vai, vai sempre dritto. Uccidi quel verme. Cimice, quello che è. Oddio, oddio, oddio. Vai dritto. C'è qualcuno che mi tocca? E ora? Devi scendere. Che da bevo. Eccoci qua. Do. Per scalzarla, come farò? Aspetta, non farti prendere la foga. Aspetta. Vedi se riesci a mirare qualcosa. Ecco, vai. No, vedi che va tutta sa via. Scendi di qua dal cavo. Cavo? Vabbè, un cavo era per disegno. Segui le frecce. A destra. Il vero mi è atterrato. A destra. Per energia, adesso vai dritto. Cioè, di qua. Mira bene. Vai! Olè, a destra. Questo non era certo il mio piano. Colpiscila. Il sasso è troppo lontano. Colpiscila. Devi farlo per forza. E ora che fine ha fatto? Scendi dal tubo. Vai! È arrivato vivo a me. Cioè. Uccidi la cimice. Anche una là sopra, a sinistra. Ma vedi di qua. Ce ne sono proprio due. Ma vai a sinistra. Lo sai che c'erano molti livelli con lui PS2. Ok, no, il gioco non lo portiamo avanti. Ah, se cazzo hai cimici, due. Una mi sembra che è sotto. Incredibile, abbiamo quasi fatto 40 minuti. Ma si ha? Quasi. Sì. Dai, prenditi quella. Prendila, oh! È là a destra. Ma ecco, sali di qua. Sali di qua. Ah, giusto. Salta di qua sopra. Salta, cammini. Salta, era. Salta a sinistra proprio. Uccidi questo. Sto gran figlio di merda. Scendo. Prova a scendere. Sì, scendi.
Attenzione, attenzione, aspetta. Devi saltare sui tubi, sui così quei coperchi. Uno a sinistra. Eccolo, vai. Attenzione. Oh, sì! Prendi. Vai. Non sono copano. No, dico, io sì che lì. Mamma mia, mi dicono quella che... Devi tornare indietro, insomma. Mo che sei un brutto. Dove sei, infame? In alto, eccolo! Dai, ci sei quasi. Vai! Ma come cazzo, se io torno tombo, io sapevo. Vai a destra di qua. Di qua? Sì, devi andare a destra. Come a destra? Devi fare, è tutta la strada. Va a carta. Sì, di qua. Adesso a sinistra. Di qua. Non sul tubo, a sinistra. E poi vai dritto. Cioè gli devo dare io le informazioni. E vai sul tubo. Quale? Quella a destra. Tu sei andato a sinistra. Non di qua. Vai, vai, non ti spaventare, vai. Buon cervello che sto in Olomane. Vai sempre dritto. Ok, sali. Dove? Cazzo, vai a destra, dove c'è la freccia, devi seguire le frecce, a terra ti hanno fatto le frecce, le vedi? Vai sempre dritto. E vai a destra. Mamma mia, mi sembra di essere un GPS, carissimi. Non saltare, no, vai, vai dritto, vai dritto. Vai dritto, vai dritto. Vai, 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 vai. Di qua a destra. Sì. Vai allo studio, scritto. Al bordo, ecco. Le persone come me si nascondono a volte, se da quelli come voi non vogliono essere scorte. Ehi, ma dove? Oh, eccoti qui. Mi permetto di dirlo, così non va. Devi metterlo meglio oppure cadrà. Ok. Vado dentro. Stop e vedi se riesci a salvare, anche se credo che c'è il salvataggio automatico. Sì, credo che c'è il salvataggio automatico. Quindi... Allora, la nuova serie che è PS2, fermati e placati. No, vuoi vedere che cazzo? Il video in questione finisce qui. PS2, come al solito, lo consigli il gioco? No? Cioè, sì. Se qualcuno se lo vuole comprare, te lo chiede, tu glielo consigli? Che voto gli dai? Un 7. Per ora 7? Va bene. 6. Per me invece 8. Scherzo, 7 ti do. Massimo, proprio 6 e mezzo, dai. Per esagerare 6 e mezzo. Allora, PS2, dobbiamo salutare. Salutiamo tutti quanti, dai. Non vi vuole salutare. Allora, dei vostri amati. Allora, ci salutano. Oh, incredibile. PS2 l'ha detto alla fine. Non ci posso credere. E vabbè, la vita è... Comunque, dei vostri amatissimi. Dai che sta per uscire. Grazie. PS2 Forever, che dopo la casa oscena. Minchia. PS2. Secondo me è la casa di Rocco. Allora, un like per il nebulizzatore. Bene, con me. Per la scopa. Per la vanga. Per il palo, che è la scopa. Per la sorella. Per la medaglia, per la mamma. Che lui aveva confuso con il re Giuseppe. Con il re Giuseppe. Per la mamma soprattutto. Per il fratello che l'ha fatto venire la paura due volte. Ti ha fatto spaventare il fratello. Ma esce come spirito. Cioè, tu sei bello normale una volta fa. Così esce. Ma che cazzo? Perciò, dai vostri amatissimi Bogart, che c'è scritto. No, aspetta. Ok, dai vostro amatissimo Bogart. No, peggio ancora. Dai vostro amatissimo... Pietra della vista, oh. Ovvero PS2 Forever. E da vostro amatissimo PS2 Forever. No, da vostro amatissimo. No, PS2 Forever. PS2 Forever è tutto. Dai vostri PS2 Forever. PS2 concludi. Arrivederci. Ciao raga. Aspetta, devo concludere io. Giusto. Devo concludere io. Davvero? Buon brownie a tutti.